Finisce il monopolio UEFA e FIFA. Questa è la sentenza della Corte Europea di pochi minuti fa. Arnautovic e Jovic, due problemi nel realizzare il gol, trattati dalla stampa in modo completamente diverso. L'Inter cade con il Bologna. E infine Ibra a Milanello, cosa è successo ieri, e Moncada parla di 3-4 anni per portare il Milan ai vertici. Tutto questo dopo la sigla. Benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV, vi ricordo stasera alle 22 DNA Team e partiamo subito con le notizie, oggi ce n'è veramente una infinità. Partiamo subito quindi con la Corte Europea che dà ragione alla Superlega, anche se non proprio completamente, e abolisce il dominio e il monopolio di UEFA e FIFA. Ha detto chiaramente la Corte Europea, vi leggo la, alcune frasi della sentenza, dunque parla di le regole di FIFA e UEFA che impongono la propria approvazione allo sviluppo di nuove competizioni tra club come per esempio la Superlega, proibendo a squadre e giocatori di partecipare, sono illegali. Non c'è una cornice legale che garantisca trasparenza, oggettività, mancanza di discriminazione e proporzionalità da parte di FIFA e UEFA. Quindi sono illegali i vari ricatti fatti da FIFA e UEFA. Le regole che danno alla FIFA e UEFA il controllo esclusivo sullo sfruttamento dei diritti commerciali e dei diritti relativi a questi tornei sono tali da limitare la competizione in un ambito di grande importanza per media, consumatori e spettatori televisivi dell'Unione Europea. Hai visto un'altra cosa che non è stata molto sottolineata, quindi anche a livello di diritti commerciali, attenzione, perché non è più un discorso come prima, quindi FIFA e UEFA potrebbero avere delle riduzioni drastiche delle entrate in quanto è anche qui una posizione monopolio che l'Unione Europea non predilige. Infine, nelle condizioni attuali FIFA e UEFA si trovano in una posizione di abuso di posizione dominante, quindi direi che è molto chiara la sentenza, è molto chiara che dice praticamente che se qualcuno volesse creare un torneo che logicamente deve avere comunque dei requisiti di sportività, forse non come Superlega come è stata fatta precedentemente, può farla e la FIFA e UEFA non si possono opporre in nessun modo. Né con squalifiche, né con ammende, né con ricatti, quindi questo è quanto è scaturito dall'Unione Europea. Questo non vuol dire che la Superlega sia approvata, anche perché la Superlega come è stata presentata sinceramente era abbastanza ridicola, diciamo, però non è detto che non si crei un qualcosa di alternativa a FIFA e UEFA. Ricordatevi appunto che questo discorso in cui si parla di diritti commerciali che non devono essere distribuiti in questo modo dove c'è una posizione FIFA e UEFA dominante potrebbe fare appunto aprire tanti altri spiragli, quindi altre competizioni a cui potrebbero partecipare le squadre europee insieme oppure separati dalle competizioni di FIFA e UEFA. Quindi vedremo nel futuro. Questo dà appunto un colpo decisivo anche tutte le varie leghe calcio spagnole, italiane, tedesche, inglesi che si erano opposti alla Superlega. Basta, e come è giusto che sia, basta, non c'è necessità, non c'è bisogno di una posizione di dominio, di monopolio, questo in tutte le cose, è bene che ci siano varie possibilità, varie situazioni che si possono confrontare e anche migliorare uno con l'altro. Quindi anche i baracconi FIFA e UEFA probabilmente inizierà a mostrare dei segni di cedimento. Veniamo ieri a Ibra. Ibra ieri è stato a Milanello per tutta la giornata, si è presentato ai ragazzi, ha spiegato praticamente quello che saranno i suoi compiti. Non sarà una presenza costante a Milanello, ci sarà solamente in alcuni momenti in cui ci sarà bisogno della sua presenza. Le presenze saranno concordate con l'allenatore, quindi non una posizione che va a oscurare la posizione di Pioli, ma a integrare eventualmente. E niente, vedremo appunto nei prossimi giorni cosa farà, dove sarà. Sappiamo che sarà già a Salerno per la trasferta del Milan e poi vedremo praticamente cosa potrebbe accadere. Veniamo poi al discorso di Inter-Bologna. Ieri nel mio video vi avevo detto attenzione Inter-Bologna, perché avevo letto appunto di un Inter che avrebbe messo in campo alcune seconde linee
sappiamo benissimo che l'Inter, al momento in cui mette le riserve in campo, inizia un po' a scricchiolare. Più volte che il campionato è successo, poi sono sempre state salvate dall'inserimento poi dei titolari. Questa volta però non è successo. L'Inter, diciamo che i primi 90 minuti ha avuto la partita in mano, ha avuto tante occasioni, grandi parate del portiere Ravaglia del Bologna. Però nei supplementari, dopo il gol nell'azzurro, che sembrava, diciamo, portare avanti, diciamo, la qualificazione dell'Inter, c'è stato un ribaltone. Ha pareggiato il Bologna e poi addirittura ha segnato il 2-1 grazie a delle invenzioni di Zirkzee, che era entrato nel secondo tempo supplementare, nei primi tempi supplementari. Quindi eliminazione dell'Inter. Un infortunio a Lautaro Martinez che esce zoppicante, si parla di un affaticamento, poi vedremo gli esami strumentali cosa diranno, però ecco, è un'ulteriore, diciamo, dimostrazione che se si sottovalutano certe partite, c'è il rischio di uscirne fuori. Quindi l'Inter ha vinto 2 volte la Coppa Italia negli ultimi 2 anni, non vincerà una terza, non ci sarà il derby in semifinale, se Milan ci arriverà logicamente. Milan affronterà il Cagliari, poi probabilmente l'Atalanta e poi probabilmente la vincente il Bologna Fiorentina. Partite non facili perché se Bologna continuerà a giocare in questo modo è una partita difficile da affrontare, logicamente, però sicuramente un ostacolo in meno, così come dall'altra parte non ci sarà il Napoli, quindi dall'altra parte sembra la Juventus che abbia la strada abbastanza spianata per arrivare in fondo. Ma sappiamo benissimo che mese per mese la situazione cambia, quindi non si sa poi adesso, insomma, nei mesi successivi come sarà lo stato di forma delle varie squadre, quindi vedremo passaggio per passaggio. Intanto pensiamo a eliminare il Cagliari e andare ai quarti di finale. C'è stata una grande, diciamo, esaltazione di Zirkzee, che sta facendo veramente un ottimo campionato e sta giocando molto molto bene, fra cui, diciamo, sembrerebbe anche l'interesse del Milan. Purtroppo i giornali sembra non sappiano bene le cose, perché Zirkzee è stato acquistato da Bologna, ma c'è un diritto di riacquisto da parte del Bayern per 40 milioni. Solamente se il Bayern decidesse di non approfittarne, allora sarebbe proprietà di Bologna e eventualmente in una sua vendita il 50% andrebbe al Bayern. Però se continua a giocare così penso che il Bayern lo riacquisterà sicuramente, quindi è molto complicata, cioè è inutile parlare di Zirkzee perché vedo una strada abbastanza chiusa, abbastanza senza sfondamento e quindi sì, bel giocatore, almeno per ora, poi bisogna vedere poi a lungo periodo, però non vedo molte prospettive future perché c'è già una grossa opzione del Bayern sopra. Ultima cosa, anzi, tutte le cose. Allora, intervista a Moncada che parla un pochino del suo passaggio dal Monaco al Milan, dicendo che logicamente a Milan c'è molta più pressione, in quanto tutti parlano di calcio in Italia, non è come in Francia dove la situazione solamente è molto più leggera. Parla un po' di Leao, che è un giocatore che lui ha scovato, lui, non Maldini, in Portogallo e lui è andato a visionarlo varie volte. Ed effettivamente aveva questi sbalzi di prestazione che sono continuati per tanto tempo anche dopo, anche se ultimamente, sinceramente, è più costante. Quindi ha parlato anche di come loro valutano i vari talenti, sicuramente con un'analisi analitica dei dati, ma poi vanno anche a vederli perché c'è un conto, sono i dati, un conto poi vederli dal vivo, oltre che anche conoscere il giocatore come persona, come carattere, come modo di vivere. Queste sono cose che logicamente non può darti diciamo, il computer, ma deve essere visto appunto sul campo e conoscerlo personalmente. E quindi diceva appunto che un giocatore prima di prendere la decisione deve essere visto almeno 2 volte in casa, 2 volte fuori nelle varie partite. E parlava anche che Milan è un progetto, cioè un progetto del Milan di portarlo ai vertici in 3-4 anni, non ai vertici in Italia, ma ai vertici in Europa. E diceva che appunto dopo la rivoluzione di quest'estate, il prossimo anno ci saranno solamente 3-4 ritocchi da fare, proprio per creare che si è creato già una base solida su cui costruire il futuro della squadra. Veniamo poi all'ultima notizia, riguarda appunto Arnautović e Jovic. Io mi ricordo benissimo un mese fa gli articoli su Jovic in cui si parlava di un giocatore
che costava 4 milioni di stipendio per 0 gol, e con un articolo abbastanza di presa in giro. Ebbene, Arnautovic attualmente ha fatto praticamente un gol ogni 320 minuti. Jovic ne ha fatti uno ogni 204 minuti, qui, oltre che avere fatto anche un paio di assist e un assist solo Arnautovic. Quindi non vedo questa stessa credine verso Arnautovic. Ho letto proprio oggi dicendo appunto che c'era questa statistica, ma diceva che comunque adesso contro il Lecce potrà sicuramente migliorarla. Qui cioè, non c'è questo accanimento, questo, come c'era un po' con Jovic, c'è sempre questo due pesi due misure adottate dai giornali. Comunque va bene, noi teniamoci Jovic, Jovic che sta migliorando. Ricordiamoci anche Kamada, Arnautovic, Sanchez, vi ricordate? Ecco, Sanchez era l'obiettivo dello scorso anno, che fortunatamente non è arrivato. Arnautovic e Kamada, Kamada dovevano arrivare quest'anno, e purtroppo sia per Arnautovic che Kamada non mi sembrano questi fulmini di guerra. Quindi quando si parla di mercato sbagliato quest'anno, ci penserei due volte a dirlo, sinceramente. Per oggi abbiamo finito, vi do appuntamento stasera alle 22 con DNA Team. Io vi faccio anche gli auguri di Natale, anche se lo faremo, diciamo, logicamente nel post partita di Salernitana Milan nel sabato. Io per oggi vi auguro un buon pomeriggio e vi lascio con il mio solito Forza Milan. Ciao!